questa opportunità e un saluto veramente cordiale e affettuoso a tutti voi. Un grazie ad Angelo, perché Angelo ci dà sempre qualche opportunità di dialogare. È la seconda volta che io mi trovo a dialogare con Paolo Borromini e quindi non so stare. Ed è stato piacevole la prima volta, quindi penso che anche oggi sarà piacevole. Per dimostrare che ho letto il libro, perché non sento si legge, però l'ho letto subito. Parto da una frase di Sassoli, il presidente della Repubblica Europea, dove dice: questo libro non è una biografia, ma è il ritratto di un giovane che voleva raccontare le grandi opportunità della casa europea. Per cui, noi ci troviamo di fronte a un giovane che ha degli ideali belli, degli ideali alti, ma soprattutto un giovane che si sente cittadino del mondo, perciò dell'Europa e perciò poi anche del Trentino. Paolo capovolge un po' questo percorso, dice proprio cittadino del mondo, cittadino dell'Europa, cittadino del Trentino, cioè intanto si sta bene nel luogo dove tu stai, perché sei dentro questo mondo così grande, così aperto, così bello, così grande. Cioè un cuore grande non si accontenta di un particolare, un cuore grande ha bisogno di sognare in grande, ha bisogno di non avere troppi limiti, troppi confini, ha bisogno di una grande libertà, di una grandissima libertà. Ebbene, Antonio è un protagonista, ed è un protagonista perché testardamente impegnato a realizzare i suoi sogni. E quell'articolo 21 della Costituzione mi ha colpito tantissimo, che lo conoscevamo, ma dire che io voglio difendere la libertà di pensare, la libertà di esprimermi, la libertà di scrivere. Don Giussani diceva così: toglieteci tutto, ma non per piacere, non toglieteci la libertà di educare. Non toglieteci la libertà di educare i figli, di educare i giovani, di stare nel mondo e sfidarci per dei convincimenti che sono proprio forti nella nostra esistenza. Ecco, mi piace così. Paolo come un giovane impegnato che crede in questo ideale, e non solo, un giovane che sogna ma con i piedi per terra, perché riconosce i limiti dell'Europa, ma ne riconosce anche i valori. In più punti viene detto che questa Europa è portatrice di valori universali. E l'Europa è portatrice di valori universali per quello che ci ha detto il sindaco di Matera. Non ripeto quello, ma è proprio, io vorrei continuare quel discorso. Cioè l'Europa è portatrice di valori universali. Perché è importante questo? Perché l'Europa è nata prima di degli Asperi e degli altri. L'Europa è nata nel Medioevo quando alcuni santi, difatti con la loro testimonianza, hanno creato una rete in Europa. Cioè c'è stato un momento in cui l'unici che creavano unità nell'Europa erano i cristiani, ma non hanno creato rete solo perché ci sono i vari percorsi di pellegrinaggi, c'è Stoccolma e tutto il resto, e Santiago di Compostela. Se voi andate a vedere ancora oggi, l'Europa è come definita da questi pellegrinaggi. Vedete, se voi mettete insieme quello che accade
nei santuari di Cestocolle, di Santiago di Compostela, di Fatima, di Lourdes, di Medjugorje, Roma, Loreto, eccetera. Se mettete insieme tutto questo, fate l'Europa. L'Europa culturale, cosa vuol dire l'Europa culturale? Un'Europa che ha un'identità nel suo essere e nel suo agire. Ecco perché, diciamo così, l'identità dell'Europa è culturale ed è la cultura cristiana. Ma questo però non è perché noi cristiani a tutti i costi vogliamo dirlo, ma proprio perché è proprio così, è nata così l'Europa. Soprattutto dalla cultura cristiana è venuto fuori un principio fondamentale: la dignità inalienabile della persona umana. Amici, tutto ciò che noi sappiamo sulla dignità della persona ha origine nella Trinità. È origine nella Trinità. Le relazioni sono innanzitutto trinitarie, non voglio fare teologia, ma questa è cultura. Cioè, il concetto di persona è venuto fuori dalla teologia trinità, dalla teologia, non dalla sociologia. No, non dalla sociologia, ma dalla teologia. Per cui nel Medioevo cosa avevamo? Ma nel Medioevo poi man mano, nei tempi successivi, abbiamo una concezione unitaria della vita dell'uomo, ma anche una concezione unitaria della vita della società. L'ideale dell'uomo europeo era il santo, era San Benedetto, era San Bonifacio per la gente germanica, erano Cirillo e Metodio per la gente slava, erano i santi gli ideali, i prototipi del cristiano europeo, dell'uomo europeo. I santi non perché moralmente ineccepibili, i santi perché testimoni di una vita unificata, di una vita concentrata, di una vita cioè, come dire, tutta sintetizzata nel rapporto con l'assoluto. Cos'è accaduto man mano della rivoluzione francese in poi? È avvenuta una cosa molto semplice: la distruzione dell'unità della persona. Quindi la crisi è stata culturale, non è stata economica, è stata culturale. Man mano, una sera Matteo, quando io ho detto più o meno queste cose, Prodi si risentì un po', no? Perché io avevo detto, non sapevo che sono proprio lui che mi aveva firmato. Sì, avevo detto che i cristiani che erano impegnati in Europa avevano avuto paura persino a firmare, a mettere le radici cristiane. Ed era lui proprio che si è difeso e ha detto: ma mica l'ho fatta io la rivoluzione francese, amici, la stiamo facendo noi la rivoluzione francese. Cioè quello che è partito dalla rivoluzione francese lo stiamo attuando. Cioè in una cultura secolarizzata, dove l'ideale non è più l'uomo unificato, ma è il divo, cioè l'uomo che è riuscito in qualche aspetto e che proclama se stesso come Dio. Ecco l'onnipotente, ecco i tiranni, ecco le dittature, ecco il pericolo dei populismi vari. Il pericolo è culturale. Cosa succede? Che questo, scusate se tendenzialmente sto predicando, però perché è fondamentale questo. Cosa è successo nel frattempo? Nel frattempo è successo che dalla comunità europea fondata sulla cultura cristiana, che aveva fatto sorgere valori cristiani, quali la dignità della persona umana, la solidarietà, la giustizia, la pace, eccetera, da questa cultura siamo passati all'economia. Il passaggio nefasto è quello che accade dalla cultura all'economia. La cultura unisce, l'economia divide, perché l'economia dice, concorrenza. L'economia dice che io devo guadagnare più di te, tanto è vero che oggi i vari paesi della comunità europea si litigano
per sapere chi deve produrre il latte e fino a che punto devi produrre il latte, chi deve fare un'altra cosa, non so, si dividono persino quei poveri immigrati. È scandaloso il metodo di dividersi in questi immigrati. Ma capite bene che nell'Europa di qualche tempo prima non c'era questo discorso. Mica saranno cittadini gli immigrati, sono persone. Ed essendo persone, in una cultura cristiana dove la dignità della persona umana ha in sé un valore inestimabile, è chiaro che accogli, punto e basta. E non fai un'immigrazione. E non vai alla distribuzione quasi a dire soffriamo un po' ciascuno, l'altro che è diventato un peso, l'altro che è diventato un peso insopportabile per cui ce ne dobbiamo distare. Però questo non è il problema, scusatemi se dico così invece di ripetere faccio politico, non è il problema solo di Salvini. Questo invece è il problema di tutti i politici europei, perché che poi uno lo dica, l'altro non lo dica, la differenza non c'è proprio. Cioè è il sistema europeo che oggi è in crisi. Ma dicendo questo, caro Paolo, non sto dicendo viva l'Italia e abbassa l'Europa, sto solo dicendo che, come ci ha detto un po' di anni fa San Giovanni Paolo II, ci ha detto così, era Santiago di Compostela, c'era in questo mondo. Europa, ritrova te stessa, sii te stessa, riscopri le tue origini, ravviva le tue radici, torna a vivere dei valori autentici che hanno reso gloriosa la tua storia e benefica la tua presenza negli altri continenti. Ricostruisci la tua unità spirituale in un clima di pieno rispetto verso le altre religioni e le genuine libertà. Rendi a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Ecco, l'Europa, a mio parere, ha bisogno di testimoni. Ha bisogno di testimoni che possano aiutare i vari, diciamo, protagonisti a recuperare l'identità propria dell'Europa, che è un'identità culturale, sapendo un'altra cosa che sempre San Giovanni Paolo II ci ha detto così: oggi ci troviamo di fronte alle rovine di una delle tante torri di Babele della storia umana, l'edificio europeo che si è tentato di costruire negli anni scorsi mancava della dimensione trascendente, mancava della profondità spirituale. Ogni sforzo di costruire la società, la cultura, l'unità degli uomini e la loro fraternità sul rifiuto della dimensione trascendente crea, come a parte, divisione degli anni e confusione delle lingue. Ecco, io penso a questo, che la testimonianza di questo giovane, di Antonio, e il messaggio di questo testo ci devono, come dire, aiutare a guardare l'Europa non come una cosa diversa da noi, ma come la nostra casa. Però per fare questo dobbiamo proprio fare una conversione dell'intelligenza e del cuore. Anche qui un esempio. Non possiamo continuare a parlare dell'Europa unita e poi il problema lo facciamo diventare spopolamento. Per esempio, a mio parere, lo spopolamento di cui si parla sempre è un falso problema. Non è un problema. Ma non può essere un problema nel 2020, quando parliamo che siamo cittadini del mondo, cittadini d'Europa, e poi io a tutti i costi voglio che i giovani di Cessosimo restino Cessosimo per tutta la vita.
sinistra, si associano in senso di linea, come fanno a stare nel mondo e vivendo a sinistra oppure da un'altra parte? Occorre lavorare a che veramente il mondo sia messo in rete. Occorre che io in un'ora devo arrivare all'aeroporto, occorre che io in un'ora devo poter prendere la freccia rossa, occorre che io, stando a San Severino, devo poter navigare con internet velocemente come il mio amico di Milano. Occorre, cioè, mettere dentro questo circuito culturale universale ogni particolare. Cioè, perché altrimenti quello di Milano, ma ci sono state delle proposte talmente oscene in questi anni passati, dove alcuni mi dovete perdonare, non cattolici, avevano proposto di accogliere gli immigrati in casa per ripopolare Oliveto Lucano, per ripopolare Cersonzo, per ripopolare i nostri paesini. Ma vedete quanto è lo scemo una proposta del genere? E questi tipo li usavano per ripopolare la savana. E invece si tratta di fare in modo tale che non ci sia un solo angolo della terra dove non ci sia una qualità alta della vita. Dire la cultura europea significa dire una cultura alta della vita. Per respirare il clima europeo non devo andare a Bruxelles, devo poter stare a sinistra.